Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qua si sta squaglia a non finire. Comunque, a parte questo, le prime due amichevoli del Lecce sono finite. Una ha vinto 5-0 con una squadra che si chiama Saval. L'altra partita ha vinto 12-0 con la squadra che si chiama Kematen. Chiamatemi! Non lo so come cazzo ti chiamen. Forse Chiamen, boh, non lo so. Comunque, squadra, diciamo, locali dell'Austria Serie C, Serie D, insomma, squadre di giù, ecco, mettiamola così. E niente, qua sono in fiera, mi sono le cozze d'orologio. Il primo gol stagionale è stato di Baschirotto, adesso ha segnato Uden, non so che era Fia, insomma, hanno segnato un po' di giocatori, insomma, ne hanno segnati tanti. Comunque, queste amichevoli sono, diciamo, io manco le conteggio. Diciamo adesso ti parla principalmente, ci saranno le prossime amichevoli, Galatasaray, Verde Brema, insomma ci saranno un'altra squadra austriaca di Serie A, non mi ricordo come cacchio si chiama. Lì ci saranno, mi sa che Lecce Galatasaray la daranno proprio su Sport Italia, quindi quella sarà una bella partita da vedere, anche se sono sempre amichevoli, è chiaro. Comunque ragazzi, manca solo l'ufficialità, ma Pongracic c'è un giocatore della Fiorentina, oggi sta svolgendo le visite mediche. 15 milioni più uno, è stato beffato il Reno dalla Fiorentina che gli ha fatto un contratto fino al 2029, 5 anni di contratto, 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Ha offerto praticamente come si dice, il Reno aveva offerto 14 più 2, la Fiorentina 15 più 1. Stiamo là, ma comunque la Fiorentina è riuscita a convincere il giocatore ad andare a Firenze, sta facendo pure la Conference League, il Reno non aveva nessuna coppa. Secondo me ha fatto bene. Io avrei preferito comunque rimanere in Italia e giocare in una. Cioè, con tutto il rispetto per il Rennes, è chiaro. Anche perché quest'anno ha fatto pure l'Europa League. Quindi, sempre una squadra, diciamo, di Europa, non di Champions, ma di Europa League, Conference, un po' come la Fiorentina. Però, comunque, è un blasone maggiore. Rimane in Serie A. Ha detto, Pongracic, le prime parole: sono contento, e ti credo. Pure a me, se mi danno 2 milioni e mezzo d'euro, sono contento. E qua c'è per dire che non sei contento. È normale così contento, ma siamo noi contenti per te perché noi abbiamo intascato noi. Lo presidente, e speriamo che ha detto che le reinveste tutti, me lo auguro, ma credo di sì. 15 milioni di euro che verranno investiti principalmente fra difensore e attaccante. Dobbiamo prendere due cazzi giocatori per cercare di alzare l'asticella. Si parla di Niemann dell'Hannover, una squadra tedesca, di Serie B tedesca, un buon giocatore, mi sa che nel 97 una bestia, comunque ha fatto tantissima carriera, maggior parte ha giocato in Serie B tedesca, però comunque è un ottimo. Ha partecipato anche, cioè, nella nazionale Under 20 della Germania. È un buon giocatore, lo valutano 6-7 milioni la squadra, ma sicuramente Corvino glieli darà. Perché ha visto che ha piglia 15 praticamente de coso, come cacchio si chiama, de piglia 15 della Fiorentina, e quindi vuole vendere 6-7. Kulukas Kanyili dai, 6-7 milioni. Comunque, io gli auguro, ma sicuramente tutti quanti noi gli auguriamo il bene possibile. A Pongracic comunque è stato un professionista, ha giocato bene. È giusto che comunque faccia la sua carriera, vada avanti per la sua strada e speriamo che non ce ne siano altre uscite, me lo auguro. Spero di no. Anzi, mo speriamo che arrivi un difensore centrale forte, che Alonda, quello lì sicuramente sarà un'alternativa. Gaspar si giocherà al posto con l'eventuale titolare. È una seconda punta, o comunque una punta, non lo so se giocherà come l'anno scorso, secondo me sì, con le due punte, e quindi speriamo bene, anche con qualche esterno, speriamo che prenda, perché Alquist dovrebbe andare al Parma, Delle Monache se non sbaglio si chiama, ha fatto lo scambio con la Sampdoria, Venuti, Delle Monache, Marco Delle Monache, un giovane promessa del 2005, che ha giocato quest'anno in Serie C con il Vicenza. È stato preso dopo 1 milione di euro, però gli hanno scontato, gli hanno fatto prendere praticamente a zero, Venuti alla Sampdoria. Ovviamente Lolo, ti auguriamo il bene possibile. Dispiace comunque che sia andato via. Purtroppo, però comunque quest'anno purtroppo fra infortuni non si è trovato bene e quindi gli auguriamo il meglio. Ancora comunque, non so quanti, 32-33 anni, cioè qualche altro anno ce l'ha. Questo 2005 verrà per la primavera, preso eventualmente magari come terzo attaccante della prima squadra. Ha preso tre giocatori, Penev e altri giocatori che hanno fatto già le caricature, tre giocatori della primavera. Questo sto correndo. Vabbè, il primo, poi ci sono nomi strani, ora non mi ricordo, perché sono, non mi sta ricordo, insomma, Penev me lo ricordo. Vedete, ma perché? Ma è normale, come Cacorvino, Ducaz, lì trovi questi giocatori.
Comunque abbiamo superato i 17.000 abbonamenti, speriamo ovviamente che, come devo dire, questi tifosi vengano ripagati da qualche bel giocatore, qualche giocatore importante sempre per le nostre paude, sempre se lo forse Lecce, ci vediamo nei prossimi giorni. Secondo me a breve arriverà, dice che doveva prendere 6 giocatori questa settimana, ma non giocatore della primavera, è la mia squadra pure, no? Corvino, non è che avesse 10 giocatori della primavera, per quanto picchia di 5, a meno che ne picchi uno per la mia squadra, non dico Auro. Un attaccante e un difensore. Bueno, ragazzi, sempre sono forza Lecce, ragazzi, ci vediamo la prossima. Ciao a tutti. Ma tu cazzo, che trovi, Corvino?